Ciao a tutti, come superare la paura dell'abbandono affettivo? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo inoltre che venerdì 17 gennaio 2020 terrò a Torino un seminario proprio su come superare la paura dell'abbandono affettivo e la paura del rifiuto e conquistare le persone che desideri. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai seminari può iscriversi al canale Massimo Taramasco. Ma veniamo, ripetiamo, a come superare la paura dell'abbandono affettivo. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo l'appuntamento fondamentale però per superare la paura dell'abbandono affettivo col mio seminario di venerdì 17 gennaio 2020 a Torino, ore 20:45, riferimento 333 15 11 703, dove ti insegnerò proprio come superare la paura dell'abbandono affettivo e conquistare le persone che desideri. Inoltre, ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Taramasco semplicemente andando sulla home page del canale Massimo Taramasco e a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati. Abbonandoti al canale avrai la possibilità di ricevere iniziare il tuo percorso di formazione personale con me in funzione, diciamo, del tipo di abbonamento che sceglierai. Ma veniamo al tema di come superare la paura dell'abbandono affettivo. Per superare la paura dell'abbandono affettivo, che è una paura che si manifesta a livello di imprinting in quasi tutti gli esseri umani, diciamo così, che questo tipo di imprinting è un imprinting che più o meno, diciamo così, volente o nolente, hanno sviluppato tutti gli esseri umani. Hanno sviluppato tutti gli esseri umani perché chi in qualche momento della sua vita non ha vissuto proprio la paura, diciamo così, di essere abbandonato, la paura che il genitore buono, ad esempio, ti abbandonasse, che il genitore buono, ad esempio, ti lasciasse, nessuno è immune se vogliamo, quindi è un imprinting che è abbastanza generalizzato. Però il fatto che ci sia questo imprinting, quindi questa emozione impressa dentro di noi, ricordiamo che un imprinting è un'emozione impressa, e un imprinting si può tende a manifestarsi proprio in funzione dell'emozione impressa dentro, cioè se io dentro ho un'emozione impressa che è legata, diciamo così, all'abbandono affettivo, l'ho slegata a suo tempo dal genitore che mi ha fatto vivere l'abbandono, proprio per salvare il genitore, perché noi emotivamente vogliamo comunque salvare il genitore, vogliamo salvarlo e quindi per salvare il genitore spesso condanniamo noi stessi poi fondamentalmente. Quindi salvare il genitore cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a rimuovere questa paura, questa energia e rimuovere e la stacchiamo dal genitore. Quindi il genitore non è più la causa, diciamo così, della nostra paura, ma la paura resta dentro e si rimanifesta ogni volta che magari incontriamo una persona che per qualche motivo ci fa rivivere, diciamo così, una situazione simile, ci fa rivivere una situazione analoga. E questo può capitare anche frequentemente, diciamo così, qua, ogni volta che ci innamoriamo, anzi tenderemo a innamorarci proprio di persone che ci fanno vivere questa stessa paura, tenderemo a innamorarci proprio di persone che ci producono dentro di noi proprio questa tipologia di paura. E perché ci innamoriamo di queste persone? Perché questi elementi, diciamo così, meccanicistici danno modo a questa energia di fuoriuscire. E questa energia, che è quel dolore accumulato, esce ma contro la nostra volontà. Quindi un conto è se lo tiriamo fuori noi, andando a riviverci le situazioni, andiamo a decomprimere, diciamo così, e a sciogliere il nodo. Se invece viene fuori per i fatti suoi, non andiamo a decomprimerlo, ma andiamo a comprimerlo ancora di più, farlo aumentare. Allora, dobbiamo tenere conto che però ci sono dei comportamenti che ci permettono di superare tranquillamente la paura dell'abbandono affettivo. Questi comportamenti sono comportamenti